Allora, ciao a tutti, sto facendo una prova di eh, diretta Instagram insieme al Spreaker. Quindi cercherò di fare il podcast in diretta sia su Spreaker che su Instagram. Quindi se ne succede un disastro, perdonatemi, ma proveremo a fare questa cosa. Quindi adesso inizio e inizieremo a parlare della, di come scattare fotografie alla luna. E bentornati al podcast di Impara la fotografia e oggi parliamo di come fotografare la luna. Infatti, tra poco ci sarà un'eclissi di luna, tutti i fotografi sono in fermento per fare questa cosa, per fare le fotografie all'eclissi di luna e cosa c'è di meglio che ripassare un pochettino tutti quelli che sono gli aspetti importanti per fotografare questa la luna e eclissi. Allora, prima di tutto però vorrei salutare tutte le persone che stanno seguendo il progetto Impara la fotografia e quindi seguendo il gruppo Impara la fotografia su Facebook, tutti quelli che mi seguono qui su Instagram perché stiamo diventando sempre di più e tutti quelli che vorranno aggiungersi alla comunità uh, di Impara la fotografia cercando di uh, andare a Visitare il sito www.imparalafotografia.com dove continueremo a parlare di fotografia tutti insieme e scambiarci consigli e, uh, e scambiarci, insomma, tutte le informazioni necessarie per andare a parlare di fotografia insieme ed imparare. Bene, come sappiamo tutti, fra poco ci sarà l'eclissi di Luna e chi è interessato a questo si sta preparando. E come tutte le persone che si stanno preparando, mi sono preparato anch'io e sono andato a ripassare quelle che sono le informazioni base per andare a fotografare la Luna. Allora. Iniziamo subito parlando del materiale necessario. Se andiamo a studiarci un pochettino, andiamo a, andiamo a verificare che ci sarà bisogno sicuramente di uno zoom. Perché? Perché andiamo a fotografare la Luna, la Luna è distante e, e quindi lo zoom sarà importante. Quindi, se non avete almeno un 200 mm. O un 400 o un 300 mm, cercate, non eh, siate preoccupati se le vostre fotografie non vengono bene. Perché? Perché lo zoom, gli zoom inferiori sono sicuramente molto meno performanti e daranno molte più problematiche nella fotografia di, della Luna. Quindi se avete uno zoom di 300 mm o anche un 200 mm potete iniziare a provare a fare qualcosa di interessante e se non lo avete quello che vi potete accontentare è fare fotografie di paesaggio con la luna che fa da sfondo un'altra cosa molto importante da fare è quella di utilizzare un treppiede solido infatti facciamo fotografie di notte la luna è un elemento che sta molto lontano e sarà molto difficile da eh, gestire soprattutto andare a gestire tutte quelle micro vibrazioni che, noi stiamo, eh, che abbiamo quando tocchiamo il nostro apparecchio fotografico e quindi avere un treppiede solido sarà la base per fare una fotografia alla luna Un'altra cosa molto importante quindi sarà anche quello che è lo scatto da remoto o l'autoscatto. Infatti, quando noi mettiamo ed impostiamo la nostra fotocamera per fotografare, se noi andiamo a toccare uh, la, foto, la fotocamera nel momento dello scatto. Per fare proprio la fotografia della Luna, possiamo andare a cercare di uh, gestire questa situazione. Uh, vedo che uh, DDM Fotografia ha richiesto l'accesso. La, Siccome sto facendo il podcast, uh, magari proveremo a lavorare su questa cosa più tardi. Mi scuso e continuerò. Se ascoltate questa cosa in podcast, scusatemi, questo è il bello della diretta. Uh, quindi stavamo dicendo che una uh, messa a fuoco manu eh, manuale è importante, scusatemi mi sono confuso, stavamo dicendo che uh, la, lo scatto uh, di uh, remoto è molto importante in modo da andare ad eliminare tutti quelli che sono le... Uh, Micro movimenti della fotocamera. Quindi abbiamo due soluzioni: o abbiamo il telecomandino remoto, dove col telecomandino remoto riusciamo a eh, scattare senza toccare la fotocamera, oppure abbiamo il, scatto, il tempo di scatto temporizzato. Quindi spingiamo il bottone, ci allontaniamo dalla fotocamera e, il, e la fotocamera scatta. Andiamo quindi invece a parlare del triangolo della dell'esposizione e quindi andiamo a ragionare sull'ISO, sull'apertura e sul tempo di scatto ovviamente stiamo ragionando sulla fotografia di un oggetto che è molto luminoso vogliamo anche ridurre il rumore perché il rumore diciamo è sempre il nostro nemico e quindi andiamo ad utilizzare un ISO 100, 200, 400 non andiamo sopra gli 800 perché probabilmente la nostra fotocamera riceverà, crea, creerà rumore e quindi non avremo una fotografia così nitida abbiamo possiamo anche quindi andare ad utilizzare un'apertura che può andare intorno agli f8 f10 e lo, il tempo di scatto andiamo ad analizzarlo e a provarlo il tempo più indicato un'altra cosa molto importante un consiglio che io ho visto che vi posso dare che abbiamo fatto durante la prima uscita fotografica è che il, la fotografia eh, la messa a fuoco è molto difficile in un ambiente del genere infatti quando noi andiamo a mettere a fuoco uh, in un ambiente buio come quello di una serata dove andiamo a voler fotografare la Luna, là, il, fo la, il focus automatico eh, continua ad andare avanti e dietro, avanti e dietro e continua sempre con questo tipo di ragionamento. E allora noi dobbiamo andare ad impostare la fotografia il focus manuale, impostare il focus andando a cercare sulla, sulla, uh, sul fuoco migliore per la Luna e poi smettere di toccarlo. Perché? in questo modo non riusciamo, in questo modo abbiamo la, uh, la, 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 la messa a fuoco ottimale molto spesso però abbiamo difficoltà a fare questo e allora ci possiamo aiutare con lo strumento di live view che praticamente è lo schermino che ci permette la nostra fotocamera di vedere l'immagine e andare a zoomare manualmente Fino a che noi riusciamo ad inquadrare solo la luna, in questo modo possiamo inquadrare la luna, mettere a fuoco manualmente, vederla sull'IV e poi dimenticarci del fuoco perché abbiamo già fatto tutti i nostri settaggi. Un'altra cosa molto importante è la modalità di esposizione. Se noi infatti, infatti mediamo, infi, usiamo una modalità di esposizione mediata, cioè una modalità di esposizione che mette insieme nella scena completa sia la luminosità della luna, ma, che il, ma il buio della notte, avremo che eh, la, la luna sarà grigia, diciamo in un certo senso sarà eh, compensata con il buio della notte. Se invece noi mettiamo la modalità stop, potete andare a creare la luminosità adatta per avere le immagini della Luna nel modo giusto. E quindi questi sono i miei consigli per fotografare la Luna, eh, utilizzateli tutti e poi c'è un consiglio bonus. Io mi sono trovato un piccolo telescopio di plastica, di quelli che si utilizzavano quando eravamo piccolini, e voglio fare, nonostante non abbia un 300 mm, un esperimento, e lo prendo come un esperimento, di certo non andrò a fare una fotografia con un telescopio di plastica. Per vedere se riesco a comunque ad avere una decente fotografia anche con questa cosa. Quindi non scoraggiatevi se non avete i mezzi necessari, se avete un telescopio dei binocoli o qualsiasi cosa che avete a casa che possa ingrandire la vostra immagine, provatela e andatela ad utilizzare. L'ultimo consiglio è sulla composizione. Possiamo andare a fare una fotografia della luna, anche eh, non solo. Presa direttamente sola nella Luna, ma possiamo andare ad ambientare. Ed è proprio questo un'altra cosa molto molto interessante eh, della, fotografia, della fotografia astronomica. Infatti, la Luna si può trovare vicino a dei, uh, dei palazzi o delle foreste, vicino a dei degli alberi e quindi possiamo utilizzare la luna ambientata per creare questa immagine molto molto più intensa che non sia solo quella della luna super dettagliata, ma una cosiddetta fotografia di paesaggio con la luna e dove la Luna ha un, ha un ruolo molto importante, possiamo anche utilizzare quella che è la regola dei terzi, quindi di non metterla centrale come se fosse la fotografia del nostro libro di eh, geografia astronomica, ma andiamo a utilizzare questa, la Luna nel modo giusto per creare una ottima composizione. E il terzo consiglio è quello di pensare al bracketing, cioè se noi facciamo una fotografia della Luna e l'ambientiamo, la andiamo a fare due fotografie sequenziali dove abbiamo nella prima esposta correttamente la luna, nella seconda esposta correttamente il paesaggio nel quale si trova la luna e quindi possiamo poi unire queste due fotografie e creare una fotografia che abbia tutti gli elementi ben esposti e soprattutto fatti e soprattutto che pa facciano parte di una composizione fotografica. Eh, ottimale per quello che noi volevamo dire, bene per oggi è tutto. Uh, ringrazio come al solito tutte le persone che stanno ascoltando, mi stanno seguendo sia su Spreaker, sulle, eh, su iTunes, su Instagram. iTunes, se volete e volete aiutarmi per questo tipo di ragionamento di eh, progetto, andate a lasciarmi una, uh, una recensione a 5 stelle su iTunes. E questo aiuterà a farmi conoscere, aumentare la possibilità di far conoscere i miei consigli a tutti i fotografi che sono amanti del podcast e se volete visitate il sito www.imparalafotografia dove avete tutte le informazioni necessarie per partecipare al gruppo, per, parte per ascoltare i podcast e per diventare Patreon dove con dai 2 ai 10 euro potete sostenere questo progetto e continuare questo uh, progetto di uh, divulgazione fotografica e di uh, ispirazione collettiva dove tutti imparano insieme se uh, avete anche voglia potete comunque andare sul gruppo impara la fotografia e scaricare anche il book di uh, supera il blocco del fotografo dove tramite alcuni consigli vi spiego come ho superato il blocco del fotografo e come sono oggi a fare queste dirette su internet e come potete farlo anche voi e quindi iniziare a divertirvi fotografando bene per oggi è tutto vi ringrazio e ci sentiamo alla prossima puntata del podcast di impara la fotografia Grazie a tutti ragazzi, è finito il podcast, adesso a questo punto io se siete in diretta posso magari rispondere a qualche vostra domanda. Ho visto DDM Fotografia che voleva partecipare, se magari vogliamo fare un piccolo, uh, una piccola prova adesso per partecipare, altrimenti io stacco e lavoro sul podcast per la prossima puntata. Non esitate a partecipare al gruppo uh, Facebook VV Impara la Fotografia. Ciao a tutti, ciao Corrado!